magari un fiorito colorato. Allora le devo fare due domandine intanto, giusto per capire che modello vorrebbe. Tanto lungo o corto? €100 avremo anche il servizio di sartoria. Ciò che le serve, siamo davanti al posto giusto, direi che queste sono più o meno le opzioni che le farò vedere. Allora, comincerei subito. Allora, questo vestito ha uno
muscolo molto profondo. A questo contorno, diciamo rosa salmone. Questo scollo arriva più o meno qui, dopo magari se lo proverà. Però diciamo che con le sue forme secondo me starà benissimo perché non risulterà assolutamente volgare. E dietro invece abbiamo sempre il pezzo che si unisce dal seno e riparte sopra. Quindi abbiamo tutto. Abbiamo queste stupende spalline, proprio due fili. Questo è veramente un effetto al tutto, dà un effetto molto leggero. Passiamo la fantasia, come vede, floreale, un pochino dipinta, astratta. La gonna plissettata. Allora, molto lunga e ha una sottoveste che arriva proprio fin sotto, quindi non lascia trasparire. Le gambe e la veste sopra vedete che è veramente leggera e trasparente. Permette di avere un movimento della gonna splendido che seguirà proprio tutti i suoi passi e farà delle onde a ogni passo. Sta veramente benissimo. Anzi, se mi dice magari il nome degli sposi, chi non vuole mai vendere i tuoi abiti uguali. Sai, io comunque adesso ci sono tantissimi matrimoni, quindi vendo tantissimi abiti. Allora, magari glieli faccio vedere, poi se li prova e vede un po' come stanno sul suo fisico, ok? Passiamo al prossimo. Sì. Bella di quell'abito è che se lei magari indossa una collana anche elegante, che segue lo scollo, magari con dei brillanti o delle perle, degli orecchini in perla, insomma degli accessori importanti, una pochette elegante e dei tacchi, è adattissimo a un matrimonio. Se lei invece l'abbina con una borsa più da giorno, con dei sandali non così elegante, non piena di accessori, può diventare benissimo anche un vestito, insomma, da apericena, sempre un po' chic, un po' elegante, però comunque un semplice apericena, non qualcosa di importante, importante come un matrimonio, insomma. Diciamo che non è, diciamo che per le lauree non lo consiglio tantissimo. In generale non consiglio vestiti lunghi per le lauree. Forse per la cena di laurea, ma per la laurea in sé consiglio un po' sopra il ginocchio, un po' sotto il ginocchio, o verso
può essere indossato sia a un matrimonio sia per tutti i giorni questo qui. Allora, non è colorato come l'altro. Allora, qui abbiamo questo vestito, è un tessuto molto leggero e questo non è plissettato, ma segue semplicemente il corpo. Anche questo è un po' lungo, forse andrà accorciato. Ha una fantasia appunto floreale, questi sono fiori ben definiti e rispetto all'altro che è tutto un po' più dipinto, un po' più è disperso come fantasia, come colore. Fondono un po' questi proprio ai fiori ben disegnati, quindi sì, concetto un po' diverso. Allora, la particolarità di questo vestito è che appunto sia può adattarsi a tutte le situazioni, sia è un vestito, noi lo chiamiamo un vestito convertibile. Infatti, le faccio vedere il dietro è semplicemente in uno. Si può mettere così e poi la parte dietro l'allaccia, si incrocia dietro e poi si allaccia davanti. Le voglio mostrare un abito che forse è adatto solo a certi tipi di matrimoni, soprattutto i matrimoni appunto di sera. Questo è un vestito da sera. Segue moltissimo, è proprio un topino, segue moltissimo le sue forme. Sta benissimo con la brandatura, è un nude molto bello.
non servono particolari scollature per non passare inosservati, questo non conviene ai piedi. Magari avrà bisogno di un pochino di essere accorciato, però questo è veramente molto molto lungo. Diciamo che con i tacchi va bene una persona alta 1,75 m. Fantasia a fiori, molto bella ricamata, molto bella ricamata. E questo sopra. E dietro è molto semplice, basico, non ha ricami. La gonna è questo. Si può indossare anche in centro con appunto dei sandali bassi, un vestito
vestito comunque sia elegante, ma anche abbastanza tranquillo e sì, lo si indossa facilmente. L'ultimo che ne voglio far vedere è un vestito, diciamo, un po' meno proprio primaverile, però sempre comunque una fantasia a fiori. È un vestito, diciamo, prettamente da cerimonia e non mi ha detto la testimone o qualcosa. Grida matrimonio, è proprio un abito disegnato per essere indossato in matrimonio. Ed è questo qui. Allora, guardiamolo un po' insieme. A canottiera. Aiuta tantissimo il vestito, perché il vestito sennò sarebbe un pochino ridotto, un pochino pesante. Invece in questo modo risulta, diciamo, un tocco sensuale. È un qualcosa sì, di sensuale che hanno voluto dare all'abito. E la con è molto bella questa fantasia. Ed è molto bello perché ha anche la firma sulla gonna, ogni tanto proprio parte della fantasia. E sì, molto elegante. E alla fine la gonna diventa sempre più scura e anche il fondo è nero. Vedo che non la lasciate entusiasta. Noi due. Come vede, infatti la gonna le arriva proprio ai piedi. Si giri, faccio una giravolta. Sono belli per